Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Siamo al Veggie World a Torino. È una fiera. Oggi è una fiera, sì. C'è oggi e domani, vegan. 30 e 31 marzo. Guardiamo un po' in giro, qua siamo dove ci sono i tavoli. E abbiamo appena preso un kebab vegan. Panino kebab vegan. C'è tanta roba buona vegan. Tanti stand vegan. Tantissima roba. Non so, sto solo dicendo vegan. Cut! Vegan, cut vegan. Questo vegan. Lì c'è quello lì con il tutto colorato? No, ma è bello. Quanto è emozionato. Anche qua è bello, sì. Quanto è emozionato. No, quello è il classico, questo è bello. Allora, la menata delle proteine. Poi... Cos'è che ci chiedono sempre? Proteine, bambini. Sì, bambini, raga, bambini. Sì. Ma come siete professionali? Lui di Torino. Vedi che c'è speranza per il futuro Pompea, vedi? Tocca, ho avuto tutto il resto. È stato raro. No, vero? Anch'io lo penso. Meno male che ci sono i ciò. Vero? Io sono stato una settimana per diventare vegano a studiare scienza vegetariana, tutti questi link me li ha dati lei. Li ho dati io? I suoi canali. Ma pensa, su, ma che carina, su Veggie Channel. No. Dopo come si chiama? Veggie Channel. Bravo. Bravo, c'è una bellissima foto dopo. È per questo che ha questi capelli bellissimi. Vero, vedi? Super capelli nuovi. Ti lascio da allora. Beh, ma guarda che cari, bravi, grazie. Bello. Adesso vogliamo una foto con lui. Il no, 15... no. Come no? No, no. Vai, vai. Cioè, tu continui a fumare. Sì. Adesso ti becchi la foto. Una foto con tutti, dai. Che insieme, anche lei. Così dai, va bene. Anche lei, esatto. Anche lei. Perché la no. più bella è la tenete. È la camera. Io sono la camera. Allora, mettiti qua. Falla, come falla la vuoi. Per così. Falla per così. No. Bravi. Oh, dai, grazie. Bravi. Controlla che ci si viene. Per grazie mille. Dovresti averci la massa. Sì, ce l'hai fatta. Che carini, belli, belli. Adesso mi tacco, dai. Sì, ma cosa, il ferro è a posto, però? Cioè, non è un problema. Sì, no, 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 assolutamente, perché lo sta chiedendo qualcuno. No, 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 l'ha chiesto lei. No, cioè, anzi, la dieta vegana è quella più ricca di ferro. Si okay. assorbe meno, ma questa è una cosa molto positiva, perché il ferro, cioè, ne abbiamo il giusto, non è che dobbiamo averne di più, perché come un fiammifero ossida. Quindi non è ferro e me... No, quello lo assorbiamo indiscriminatamente, okay. Non è bello. Ok, va bene, grazie mille. Niente, ciao. Ciao. Non mi riprendete mentre mangio adesso il muffin. No, no, adesso com'è andata, raga? Raga, è stato fantastico. Raga, ma lei è lo so, siamo andati un attimo in panico. Vabbè, ci siamo emozionati. Siamo molto emozionati perché raga era troppo imbarazzati. Ma state facendo il minchia che fotocamera. Fate gli occhi da fan. Che figata. Ma aspetta, guarda, dobbiamo, raga, dobbiamo farne una dove si. Ma perché mi sta... Ma guardate che si paga, 10 euro a foto. Dai, sono pure venuto mosso. Ah, ma è un iPad questo. Hai ragione. Ma che figata. Stiamo cercando di fare un vlog serio, però da quando Alex è la nostra camera girl. Non so se girl... questo vlog se lo metteremo. Mi licenzio io. Siete troppo falliti. Però adesso facciamo il tour delle salsicce. Facciamo il tour, dai. Allora, qua abbiamo molti stand. Ora vi portiamo lo stand delle salsicce vegane. Questi ragazzi sono francesi. Sono venuti fin qui per far provare le loro pietanze. I loro prodotti. Guardate che bombe. E lì abbiamo un po' di salsicce. Sandwich. Andiamo a fare l'assaggio, andiamo a fare l'assaggio. Comunque siamo a questo stand di salsicce vegane e anche il profumo è molto simile a quello dei salumi. Andiamo a vederlo. Ragazzi, le salsicce... Quindi vanno dal piccante alle delicate. Però c'è veramente di tutto. No, guardiamo gli assaggi. Però fosse lavoro. Vediamo gli assaggi, ragazzi. Guardiamo qua gli assaggi. No, assaggiamo questa. Ne vale la pena. Feedback 110. E lode. Veramente buono, ragazzi. Cioè, veramente tutto. Cioè, nel momento in cui smetti con l'alimentazione non vegana e passiamo a un'alimentazione vegan, davvero non ti perdi niente. Zero. Perché quelle stesse opzioni, soprattutto oggi, le ritrovi ormai, no?
ritrovi le salsicce, ritrovi i salumi, ritrovi le bistecche, quegli stessi formati, gusti simili, consistenze simili, quindi davvero non ti perdi niente e fai solo tanto del bene. È tutto di guadagnato, una volta che uno sceglie di fare questa scelta è tutto di guadagnato. Mamma mia, com'è buono. Tanta roba, tantissima roba. Ho assaggiato il Jamaican. C'è anche un gusto di paprika. È davvero molto simile al salame come gusto. Cioè sono proprio salumi ma 100% vegetali. Quindi si può fare, ragazzi, trovate veramente tutto. Andiamo ad assaggiare i formaggi vegan. È possibile fare anche i formaggi vegan. E adesso andiamo a vedere come li fanno. Era in frigo fin quando va via. Come vedete le forme sono molto simili a quelli dei formaggi classici fatti con il latte animale. Wow. Spettacolare. C'è il lupino. Granderia le ferre. È figo. Cioè capite la varietà di prodotti che si possono usare per fare i formaggi, no? Anche l'odore. Cioè non abbiamo bisogno di prodotti animali per fare queste bontà. Anche l'odore è molto... Questo qua è taleggio vegan. L'odore è molto forte e davvero è praticamente come quello del taleggio. Sentiamo il gusto. L'aglio, ovviamente. Buonissimo. Il taleggio che ho mangiato, ci sono altri 6 tipi di taleggio da fonti vegetali diverse, da piante diverse, quindi è veramente incredibile cosa riescano a fare. I formaggi, ti giuro, il taleggio io non l'ho mai amato. Neanch'io, l'odore fa schifo. Però sembra veramente il formaggio. Attenzione, per ieri aveva fame. Secondo giro, seconda bontà. Minchia. Cosa abbiamo qua? Un couscous con pistacchi, olive, pomodorini, olio di canapa, germogli non mai specificati. Vedo che ci sono anche dei semi di canapa. Assaggio. Ottimi. Assaggio. Anche se volete coltivare. Assaggio. Scherzavo. Assaggio. Raga, l'olio di canapa. Sì. Un po' piccante. Buono. È per lei. No, no, è per me. No, è per lei. No! Albo! Mi prendi un altro pezzo di quello giamaicano, mi vergogno. Io mi vergogno di andare la seconda volta. Quella che vuoi? Pensavo li mettessi in tasca, le salsicce. Olio di canapa, sti due, dici? Allora, siamo allo stand di Invece, che è una nuova azienda. Fa prodotti vegetali, quindi per esempio per sostituire latte e uova. Ora Aldo andrà a provare il caffè macchiato a vena. Vediamo com'è. Ciao, buongiorno. Macchiato. Ho mangiato un po' di tutto. Kebab vegan. Tutto abbiamo mangiato. Grazie. Quello è il macchiato di Aldo, sì. O non gliel'ha ancora dato? Questo. Vai. No, sono macchiato a freddo. Ho montato a freddo. Adesso ti facciamo vedere come fare un cappuccino. Ti fa vedere lui. Se vuoi fare un video, guarda, adesso devi farlo. Facciamo sempre la tua. Grazie mille. Adesso con la freddo. Macchiato freddo. Buono ragazzi, cioè latte vegetale in generale è ottimo, anche quando vai. Posso assaggiarlo? Anche quando vai in un supermercato, facciamoci un attimo. Il punto è comunque anche un'azione semplice come cioè, un caffè macchiato o un cappuccino, no? Davvero ormai ci sono tantissime opzioni di latte vegetale nei supermercati, ormai in tutti i bar trovi un'opzione di latte anche macchiato solo latte soia. Di soia, cioè ormai ovunque vai negli autogrill, cioè negli autogrill c'è il latte di soia. Assolutamente, davvero. Quindi, ormai è talmente facile, non c'è più giustificazione per prendersi il latte, cioè prendersi un caffè con latte di mucca. Non ha più senso. Cioè un'azione così semplice come rinunciare a un caffè macchiato con latte di mucca, con un latte animale, e scegliere davvero l'alternativa che c'è, che è disponibile, che è ovunque, no? Esatto. E fa così tanto, cioè fa una differenza così grande comunque per l'animale che sta dietro a quel prodotto finale che noi chiediamo, che noi vogliamo, no? Dietro ogni singolo goccio di latte di mucca, no? E di latte animale in generale, c'è sempre una separazione dalla madre, dal figlio.
dai piccolini, piccolini che vengono portati al macello quando sono giovanissimi perché non producono latte. Sono tutte queste cose. Inseminazione artificiale, esatto, vengono gravidate forzatamente. Anche in quei posti dove magari ci sono poche mucche, cioè le mucche del contadino, cioè la separazione dei figli avviene sempre. L'inseminazione artificiale avviene sempre. Avviene sempre. Sono quei gesti che, indipendentemente che sia allevamento intensivo o non lo o sia, non intensivo, non portano quelle... al rispetto per... Cioè per il processo è sempre quello. Cosa sono? Ah, sì, anche io. Porco giro. Alberiere, tanta roba, tanta roba. La parte cocktail, quindi andare su sfumature, esatto, sfume per la cucina, si può utilizzare in mille maniere, veramente. Idem anche poi le alghe, sia in campo di pasticceria. Allora, come abbiamo visto, siamo passati davanti a un banchetto, a uno stand, dove propongono sostituti delle uova e quindi hanno una performance simile. Abbiamo anche assaggiato dei pancakes che sono veramente uguali ai pancakes non vegan, molto buoni. E davvero il ragazzo allo stand ci ha spiegato come si può sostituire in cucina, no? Quindi magari sostituire l'albume, sostituire anche al tuorlo d'uovo in pasticceria, eccetera. Infatti, per chi non l'avesse capito, lui è Dario Beluffi, che è pasticcere abbastanza famoso veg, non so se tu l'avevi sentito. È un pasticcere abbastanza famoso veg. Niente, penso che per me sono i pancake più buoni che avevo mai mangiato. Veramente buoni. Assurdi.